L'ospite di oggi sarà una sorpresa, finalmente verranno svelati un sacco di misteri di Due Chiacchiere in Cucina. Con lui, appassionato naturalmente di America e di tutta la cultura anglosassone, prepareremo dei chicken rolls, queste piadine arrotolate con dei pezzi di pollo. La cosa fondamentale da prendere in questo caso è della verdura buona e fresca. Prima cosa, naturalmente, insalata iceberg. Secondo ingrediente fondamentale che darà anche una nota di colore, i pomodori. In questo caso prenderemo dei pomodori a grappolo. Eccoci qua. Seconda ricetta invece saranno gli onion rings, questi anelli di cipolla che normalmente siamo abituati a mangiare nei fast food. Allora, cipolle belle, carnose, bianche. Ne prendiamo un'altra, va? Proseguiamo. Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi occorrono mezzo chilo di petti di pollo. I nostri polli sono polli nazionali, anzi regionali, allevati qua nella zona di San Donato di Piave. Perfetto, quindi vicino. Vicino, veramente buoni. Perfetto. Te lo taglio? Sì, a fettine. A fettine, va bene. Grazie. Perfetto, va grazie, bene, ciao. Ciao, ciao Gianni. Per i chicken rolls ci mancano le piadine. Facciamo scorta, va, ne prendiamo due pacchi. E poi yogurt greco al naturale. Vediamo, vediamo dov'è. Eccolo qua. Ne prendiamo uno. Bene, spesa fatta, noi ci vediamo tra poco in cucina. Ilenia, come facciamo ad annunciare questo ospitone che abbiamo oggi? Come facciamo se non... Stando mute. Esatto. Stiamo mute? Ciao. Anche tu. È un'idea. Sì. Voi non sapete chi è questo bellomino al quale abbiamo tentato in tutti i modi di trovare la fidanzata, ma ancora non ce l'abbiamo fatta. È il nostro direttore di produzione Enrico Bianchi. Benvenuto. Ciao. Oggi ci divertiamo. E c'è un motivo. Non vedevate l'ora, vero? Fretta. Sì, esatto. Sì. Il motivo è che abbiamo superato le 300 puntate, esatto. Innanzitutto. Ci sembrava doveroso, sì, autocelebrarci un attimo. Ma un minimo, anche per voglio dire. Lo fanno tutti, perché noi no. Bravissimo. Poi abbiamo una squadra, a partire dal regista, poi i cameraman, i montaggisti, Gigi, che è l'unico camera al mondo che dice sempre di no. No, sembra i cammelli quelli lì degli anni 70 che venivano messi. Tu dici una cosa, lui dice esattamente il contrario. Esatto. Vero Gigi? Ed è molto bello averti qua, perché visto che tutto l'anno e per tre stagioni tu ci ha stressate con i suoi cartelli, oggi in tua diciamo sostituzione c'è la nostra Silvia Passuti, quindi... Che io controllo, esatto. Silvia. Silvia è già su un altro mondo, sta già pensando ad altro. No, sta già, esatto, pensando a che cartelli scrivere, esatto. Avremo comunque sia tanta storia da raccontare, perché Due Chiacchiere in Cucina è arrivata praticamente quasi alla conclusione della terza stagione e gli aneddoti si sprecheranno tanto quanto gli ingredienti che diciamo apparterranno alle due ricette che preparerà lui. Prepara da solo, tra l'altro. Me ne vado. Amante, no, appunto della cucina anglosassone americana, sì, e esatto, quant'altro, due ricette, sì, in suo onore, tra l'altro. Giusto per riuscire ad ammaestrarti un po'. Esatto. Ammaestrarti un po'. Non è nulla. Ma io non faccio la vellutata di piselli della Parodi? No, l'anno prossimo forse. Io pensavo di fare posso quella. Salutare, è la terza stagione, non siamo ancora arrivati alla fine. Arrivederci. Ciao. Ma no, io volevo fare quella. No, non si può. No, niente. Ho cacciato l'Ilenia, ti rendi conto? È vero. Rifacciamolo bene, dopo. Dai, okay. Adesso devo pensare a qualcosa per cacciare te, la cucina è mia. Bene, se vuoi vado io subito. No. Marameo. No, niente. Ciao. Tra poco. Allora,
Allora, innanzitutto io mi sto già sfregando le mani. Anche perché ho appena distrutto mezza cucina durante la pubblicità. Non diciamole queste cose. Ma raccontiamo. È stata una cosa carina mentre voi stavate guardando la pubblicità, ma non è un problema. Allora, spieghiamo cosa, per esempio. Se le cipolle sapranno da sapone, è colpa mia. No, abbiamo sistemato perché ho rovesciato un dispenser intero. Di sapone dentro a una ciotola che mi serviva per ammollare le cipolle. Ecco. Però non ti preoccupare. Ok, io so una cosa. Che adesso dobbiamo spostarci perché lei legge gli ingredienti. Ma che bravo, come fa a sapere sta roba? Neanche fossi il direttore di produzione. Sì, io so e vedo tutto. Ah, bravissimo, è come colui che... Allora, mandatelo... Prima ricetta deliziosa creata apposta per celebrare queste oltre 300 puntate con questo ospite d'eccezione, Chicken Rolls, per fare questo piatto fantastico. Prendete 4 piadine, 300 grammi di petto di pollo, insalata iceberg, 3 carote, 3 pomodori rossi tondi che forse verranno tagliati in dadolata, ma ancora non lo sappiamo. Enrico Bianchi odia la dadolata. 250 grammi di yogurt greco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tutti pronti allora con il nostro ospite d'eccezione a preparare le chicken rolls. Sono pronto. Sei pronto. Ecco, le rollè di pollo. Sì, praticamente è una piadina arrotolata, è un cibo da strada, un street food, però sano. Normalmente nella cucina americana soprattutto, insomma, si abbondano di cibi abbastanza calorici. Certo. Questo in definitiva, abbiamo del pollo grigliato, abbiamo della verdura e quanto di meglio non c'è. Tra l'altro, hai visto Campagna Amica cosa ci ha fornito? Abbiamo una rappresentanza di prodotti di Campagna Amica meravigliosa, la Coldiretti, che insomma ci ha dato totale disponibilità per portare a tavola, diciamo anche se virtualmente con questa puntata, l'eccellenza del Triveneto. Solo che la Coldiretti ci sostiene da 3 anni. Esattamente, e li salutiamo modo, e li ringraziamo. Veramente. Poi c'è anche un simpatico aneddoto che possiamo raccontare. Benissimo, tra i tanti. Allora, ascolta, passa qui in questo meraviglioso tagliere color rosso e mi vai, i pomodori sono già naturalmente stati lavati. Anche le mie mani. Anche le tue mani. Bravo. Cosa importante quando andiamo a tagliare i pomodori, sempre coltello seghettato per non togliere la filatura. Allora, io ti faccio vedere le prime fettine, le facciamo abbastanza sottili, ok? E poi le trasferisci là. Enrico, vuoi dire che non ci riesci? Come vengono? Beh, insomma, diciamo che ci vuole un po' di... Allora, io sto scaldando la nostra padella antiaderente. Se volete potete aggiungere un filino di olio, se avete una griglia, per esempio quella in ghisa o come volete, però noi oggi appunto li andiamo direttamente a piastrare. Scottare senza olio? Più che scottare, li andiamo proprio quasi a chiudere, sigillare, fare una crosticina croccante esterna. Benissimo. Dopodiché verranno tagliati a listarelle e poi appunto componeremo. Ho già l'acquolina perché mi pare che sia... Ho già l'ansia. Guarda che bravo, non riesco a fare due cose contemporaneamente. Sì, ma lui è abituato, lui vive da solo, perché ragazzi, finché non gli troviamo la fidanzata vive da solo. Ciao papà Dario. Ciao. No, più che altro è che, diciamo, dovendosi preparare da solo, ci mette il tempo che ci mette, insomma, se anche per tagliare un pomodoro, se anche per tagliare un pomodoro ci mette 2 ore. Tipo questa adesso come la taglio? Non lo so. Lasciala da parte. Dita però. Esatto, ecco, lasciala da parte. Non farti del male. Allora, oltre 300 puntate, che sono 3 stagioni di una trasmissione di cui, insomma, voi anche, che Golden Chef, siete gli artefici di questo successo, e noi ovviamente non possiamo che ringraziarvi. E oggi abbiamo voglia di raccontarvi un po' di retroscena, un po' di dietro le quinte. Perché di cose ne sono successe. Quante cose hai visto? Che voi umani! Cose, tipo voi senza trucco, per esempio. Ma questo non dovevi dirlo, però. Però normalmente quando arriviamo al mattino, prima di essere truccate e parruccate, ci salutano per i corridoi, poi ci sono persone che ci risalutano, perché quindi che siamo diverse. È quella una cosa che mi impensierisce. No, la stessa persona a volte ci risaluta. Sì, no, perché pensano che siamo persone nuove. Esatto. Quindi senti, tra le varie cose ho visto anche questo. Ecco, benissimo. Allora, c'è uno degli aneddoti più divertenti, che è il famoso salottino, che tu... Io voglio parlarne, scusami Enrico. C'è un motivo per cui non ho fatto il salottino all'inizio puntata. Esatto, infatti non abbiamo capito perché tutti gli altri... Allora, io ho orgogliosamente scelto queste poltroncine bianche, che dopo i nostri telespettatori conoscono molto bene. Memoria. Solo che non so perché
tutti si trovano male su queste poltrone, tutti stanno scomodi. Perché ha una seduta stretta? Ma io dico, in televisione l'importante è che le cose siano belle, non devono essere comode. Sai cosa c'è di bello su questa cosa? È che tu quando ti siedi ti si stringe praticamente il girovita. Il bacino. Poi quando ti alzi devi cercare di scastrare la sedia. Esatto. E poi ti porti dietro la sedia. Però infatti, così non vi adagiate su voi stesse, voi state tutte belle dritte. Sì. Quindi grande stile, perché sicuramente, insomma, di gran gusto, ma quella volta che tu hai scelto le due poltroncine nel nostro salotto non hai pensato che magari ci potessero essere delle ospiti o degli ospiti. Abbiamo avuto o delle conduttrici. Quel famoso mastodontico artista che era l'artista dell'intaglio della verdura, Beppo Tononna. Beppo, che salutiamo, ci abbiamo messo un quarto d'ora poi a disincastrare. Ma povero Beppo! No. La verità. No, ma lui ci ha anche riso sopra su questo. Sì, ha detto: mi porto direttamente la sedia in la prossima volta. Esatto. Poi da lì tutta una ma serie. Tante cose. Beh, io a me piace ricordare, ma giusto anche per far capire come poi negli anni si migliora. Ilenia si ricorderà la nostra prima puntata. La puntata zero. Allora, i telespettatori forse non si rendono conto che una puntata di Due Chiacchiere in Cucina dura 48 minuti al netto degli spot pubblicitari. Esatto. Noi per registrare la prima puntata da 48 minuti ci abbiamo messo un giorno. Un giorno, se non che alla fine di questa giornata che è stata un po' tragicomica. No, ma che poi tra l'altro è stata anche la mia scelta delle ricette molto intelligente. Sì. Perché ho scelto di fare un risotto, sì, e ancora, sì, e poi un arrosto di maiale. Ma niente, che ci volevano solamente 4 ore. Ma niente, ecco. Io dico solo che alla fine di questa giornata eterna che non finiva più, il nostro amico Leonardo, che è uno dei nostri amici cameraman e montatori, si è rifiutato di montare la puntata. E come faceva scegliere? E mi ha detto, no, io non la monto. E come faceva scegliere? Però insomma, diciamo che come puntata zero vi ha dato modo di capire quanto tutti gli errori aggiungiamo. Esatto. Siamo partite dal dire, benissimo, adesso sappiamo quello che non dobbiamo mai più fare. Esatto. E quindi abbiamo capito che la puntata zero. E quando è entrata la necessità di diventare social? Fatemi capire. Beh, fin da subito oserei dire, perché al giorno d'oggi è imprescindibile. O ci sei o non ci sei, infatti. E devo dire che poi il social è il modo che hai più diretto per stare sempre a contatto col pubblico, certo, per sapere anche cosa ne pensa, perché adesso un po' meno, ma ai primi tempi avevamo parecchi critici che ci facevano notare tutti gli errori. Certo. Addirittura bacchettavano l'ospite se non si era lavato le mani. Ah, sì. Che veniva fatto, ma magari non strettamente esatto, in diretta. Esatto. Oppure dicevano Ilenia, ma perché hai fatto così e non cos'ha? Okay. Cioè, erano molto attenti. Vabbè, insomma, mi pare anche giusto. E noi avevamo modo, quindi, giorno dopo giorno, di capire, di correggere il tiro, di correggere gli errori. Comunque, al giorno d'oggi, poi è anche il modo più veloce, più immediato e anche più economico di fare promozione di. Però avevate delle idee molto chiare, quindi cucina che parlasse di prodotti del territorio, come in questo caso grazie agli amici della Coldiretti. Certo. Ricordate di andare a vedere online, perché ci sono dei mercatini meravigliosi che sono i mercati di Campagna Amica, che offrono tante cose, non solamente la frutta, la verdura, ma anche la carne, il insomma, pollo, tutto ciò, esatto, tutto ciò che appunto gli allevatori, i coltivatori che si sono consociati mettono a disposizione, perché i chilometri zero, no ragazzi? Voi che avete, diciamo, più stagioni alle mie spalle, sono stati un po' i leitmotiv. Sono quelli che io e Ilenia corriamo in una settimana. I chilometri zero. Esatto. Questa è bellissima. Pensa per te. Questa è bellissima. Io sono diventata una runner, soprattutto per fare la spesa, esatto. Certamente sono velocissima. Oserei dire che non abbiamo molto spiegato cosa stai facendo. Ok, ecco che comincia. Ecco adesso che comincia. Rientra nel ruolo del direttore di produzione. Esatto. Allora, la ricetta, ancora non avete spiegato la ricetta. Allora, semplicissimo, Enrico ha tagliato il pomodoro o i pomodori. Sì. Taglia anche il resto così dopo me li porto a casa, grazie. E adesso sto appunto cuocendo i petti di pollo, sì, li ho leggermente regolati di sale, sì, in questo caso, perché è importante. Io non posso fare niente oggi. Lascia che faccia lui. Ok.
regoliamo di sale, se sì. volete potete aggiungere anche del pepe. Certo. Io in questo caso non ho aggiunto olio appunto in cottura, ma aggiungerò, anzi, ecco, puoi fare questo, un po' di olio buono, sì. visto che noi abbiamo sempre avuto grande certo. attenzione anche appunto ai nostri prodotti, certo. un po' di olio a crudo e poi lo taglieremo a listarelle. Mi permetti di salutare Daniele Salvagno, sì. d'Oro, perché è un matto, tesoro. È un matto di prima riga, ma è una persona eccezionale. Vado? Vai, vai. Vado. Solo che sai cosa? Se mi dai un cucchiaio, perché allora riesco a stare a favore di telecamera senza combinare guai. Molte grazie. A lei. Grazie infinite. Beh, la prima stagione, poi tra l'altro avevamo anche poco materiale di cucina, se ti ricordi. Sì, avevamo. Nel senso siamo degli attrezzi. Ci siamo un po' arrangiati sempre. Portavate da casa a sì. vostra? Sì, partivo la mattina. Non questo, però magari certe attrezzature un po' più, chiamiamola tecnica. Certo. Caricavo le mie borse in treno. Non so da chi andavate a prendere le cose altamente tecniche da grandi chef, a casa di Silvia Passucci. Certo, perché lei ha tutto nuovo, perché non l'ha mai usato. Quindi, che buono storio. Esatto. Anche cose che di cui non conosce esattamente. L'esistenza. Però io non vorrei trasformare questa puntata in una mia vendetta verso no. tutti coloro no, che... No, ma ci mancherebbe. Sì, due minuti mancano. Esatto, mancano esatto. due minuti. Oh. Brava Silvia. Brava, così si fa. Senti, qual è, in questa ormai finale di terza stagione, tutte e tre le stagioni, qual è stato l'ospite, secondo voi due? Sì. Visto che avete più puntate rispetto a me, che è stato davvero più buffo, più divertente, quello che a te... Sicuramente un po', i comici, ma anche per esempio i Los Masadores sì, che annovero tra i personaggi. Sono al borderline tra comico esatto. e cantante. Sono combinate veramente di tutti i colori. Ricordo sì, puntate, la puntata storica. Io. Comunque Carlo e Giorgio, Marco Beh, Giorgio, ragazzi. Cioè, sono tutte puntate che salutiamo che, naturalmente. Salutiamo e devo dire che sono andate anche molto bene su YouTube, per esempio. Hanno, esatto, no. hanno bene, realizzato un bel numero di visualizzazioni. Ok, anche manca un minuto al sì, muoviti. Sai fare a lui, sai fare a lui, sai fare cosa a lui. Fare? Butta via questo. Ecco. Allora, adesso andiamo ad aprire le piadine, sì. perché appunto le andremo leggermente a scaldare. Padella a secco, naturalmente, certo. Piadine classiche, sì. se vogliamo possiamo anche farle da noi in casa, però visto che appunto al supermercato ho trovato queste che sono favolose. Queste della linea Omino, Omino. Sì, mi piacciono proprio perché sono molto molto sottili. Esatto. E non, come dicono a Ferrara, non inzognano. Non inzognano. Perché inzugna, cioè praticamente fanno mappazza. Ne fai solo una? Intanto per far vedere. Aspetta un attimo, ne abbiamo altre due. Va bene, mentre loro due litigano, perché tagliamo. Mi sembra, brava, improvvisamente di essere in casa Vianello, sì. tutti pazzi per la dieta dei mestieri, Pulisci avremo il piacere di ospitare sulle poltroncine complicate scelte da Enrico Bianchi, Eleonora Buratti. A tra poco. Graziosa come sempre la nostra esperta, la dieta dei mestieri, insomma è una tua creatura, Eleonora Buratti, con la consulenza di Carlo Giolo, insomma vi alternate e venite a trovarci, ci passate ogni volta grandi novità legate a quella che è l'alimentazione e i mestieri. Anche il mestiere dello studente non è un mestiere facile, è un mestiere a rischio? Esatto, hai fatto bene chiamarlo mestiere, perché infatti noi lo trattiamo come un mestiere, cioè lo studente è un mestiere sì. e quindi è un mestiere che si svolge nell'arco di un'intera giornata, cioè sì. non possiamo pensare che lo studente finite le sue 5 ore al mattino a scuola abbia concluso, no. per cui chiaramente lui dovrà stare molto attento alla sua pausa pranzo, certo. perché nel pomeriggio deve riprendere a studiare. Diciamo la mamma o il papà in questo caso, esatto, chiaramente. Esatto, per cui valgono tutte le regole. Che valgono anche per tutti gli altri lavoratori, quindi cercare di consumare un pasto non particolarmente abbondante, certo. aprirlo possibilmente con un'insalata, chiaramente noi sappiamo che i ragazzi fanno molta fatica a consumare vero, i famosi 5 pasti di frutta sì, e verdura sì, 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 sì. al giorno e puntiamo molto anche sul consumo dell'insalata prima del pasto, perché quello è anche un modo, siccome nel momento in cui tu hai più fame, è anche vero. Un modo per fargli
da mangiare. Esatto. Ecco. Quindi, e è anche trucco, mi piace questo. Sì, potrebbe essere un piccolo escamotage per aiutarli. Tanta fame, almeno mangi un po' di salata. Esatto, vero? Esatto, un piccolo escamotage per aiutarli a mangiare. E quindi, e questo può essere un pasto, diciamo, deve essere non particolarmente pesante. Poi, per quel che riguarda invece la concentrazione, noi ci concentreremo oggi appunto su quello, su quegli alimenti che possono aiutare la concentrazione, possono aiutare la memoria. Certo. Allora, intanto dobbiamo parlare di due vitamine in particolare, la vitamina E e la vitamina B, che ci possono aiutare, sì, nel mantenimento dell'attività cerebrale, perché una carenza di queste due vitamine invece porta, al contrario, alla perdita di concentrazione. Certo. Quindi andiamo a cercare quelli che sono gli alimenti che più possono contenere queste, sì, queste vitamine. Abbiamo i semi di sesamo, per esempio, che si possono aggiungere alle insalate, o si possono mettere anche sui dolci, se parliamo, certo, anche di dolci naturali, senza l'aggiunta di parecchio zucchero bianco, che invece fa appunto l'effetto contrario. Esatto. Sì, ecco, sì, quindi. Sì. E poi stiamo molto attenti al giallo di chinolina, che è un additivo E104 che viene aggiunto spesso nelle caramelle e può dare appunto dei problemi, un calo di concentrazione e soprattutto E104, ecco, importantissimo. Fate molta attenzione voi mamme, soprattutto perché siete voi che fate la spesa poi per il vostro studente, esatto, di casa. Io ti ringrazio, abbiamo già esaurito il tempo, Eleonora, però so che tornerai a trovarci. Voi Golden Chef, mi raccomando, non scappate, perché la cucina ci aspetta. Ed eccoci qui ancora una volta con una sorta di puntata autocelebrativa di Due Chiacchiere in Cucina con il nostro direttore di produzione Enrico Bianchi. Sì, oggi ce la tiriamo un pochino, ma d'altronde, ragazzi, tre stagioni che hanno non avuto... è facile, no, assolutamente non è valido, sei andata avanti. Sì, perché stiamo andando avanti con la prima ricetta, attenzione, con le chicken rolls. Allora, adesso c'è praticamente il confezionamento della piadina, la piada, dove ognuno, ma che bravo Enrico, ognuno riesce a farsela come preferisce, sì, in base alla quantità appunto, okay, che preferisce. Sì. Ma questa è la Marisa? No, questa è la Marisa. E questa è la Giovanna? La Giovanna. Quella è la Giovanna. Sai che nome veniva in mente Giovanna? È la Giovanna. Questa invece è un cucchiaio, la Marisa, quella specie, sì, di spatola. Okay. Allora, scusa, sono parenti siamo strette. Siamo simili, però insomma dai. Sono cugine, va bene. Allora, spalmato appunto di yogurt greco, sì, quindi una parte diciamo acida, okay, data appunto dallo yogurt, sì, non ho aggiunto né sale né niente, ma se, sì, si vuole si può mettere del pepe o quant'altro. Dopodiché insalata, uh-huh, in questo caso appunto l'iceberg, avrebbero pomodoro, dovuto essere un po' più sottili, ma ci accontentiamo insomma, ecco. Fantastico, io vi adoro ragazzi, ma chi erano? Chip e chop. La Mondaini e Venello. Allora mettiamo, tu fai. Ma guarda la perfezione di queste fette, un scusa. Un po' spesse però, hai ragione Ilenia. Ma perché c'è più sostanza. Vabbè, allora, dopodiché, carotine, sì, tagliate la julienne, sì, tagliate una a una, tra l'altro. Da te? Da me, sì. Ricorda per questa l'acqua qua, magari è meglio che lo lasci nudo, perché se devi avvolgere, rifai la piada, no? Sì, io capisco la sua faccenda. Ma che bello, guarda che bello. Allora, dai, anche tu, dai. Dopodiché io ne metto un altro po', quanti, sì, minuti abbiamo? 10, vero? Fantastico. Siamo in autogestione. No, è tardi. Allora, metto un po' di altro yogurt, okay, ma nulla vieta se vogliamo metterci anche della maionese o stavo quant'altro. Stavo per dirtelo, mi credo tu mi abbia letto nel pensiero. Adesso arriva la parte più difficile. Vuoi una mano? Ce la fai? Vuoi una mano? No, perché io e te abbiamo gli occhi più grandi. Ma no, ma io ti ho seguita. Gli occhi più grandi alla bocca. Esattamente. Come faccio a rotolarla questa cosa? Esatto. Ci perché proviamo, lei, Enrico, ti ha detto mettici dentro quello che vuoi e il tuo io sta esprimendo il massimo proprio possibile, cioè tutti li guarda che bravo. È più che altro la colpa, sai, bravo, di cosa? Dei pomodori, sì, che sono tagliati troppo grossi. Ecco. Sicuramente, allora, è quello. Mentre Enrico, no, ha fatto un ciambellone, cioè, e Ilenia ha fatto una pochette, un kebab ha fatto. Andiamo a vedere. Aspetta. Cosa c'è? Mamma mia, ma anche se sforiamo di 2 minuti, dai. Senti, G dopo di noi. Ah, serviva per questo, perché tu praticamente li serviresti con l'argent. Così. Allora, mi imbrogli perché non sono rolls.
sono rotolati. Questa è una pochette. Questa è una pochette. E invece questo è un roll-on. Vabbè, okay. Allora io direi che Vito abbinerà un Vito o chi per lui. Sì, una birra secondo me. Non lo so, non credo. No. Però io e te ce ne andiamo. Ma sì, assolutamente. Voi ne andate? Sì. Sei contenta? Sì, così torniamo, faccio anche le altre e cerco di metterci dentro meno roba. Perché poi sveleremo gli altarini, perché nelle tre stagioni con il sommelier sono cambiate tante cose. Sono cambiate tante cose. Ciao. Tante cose, ciao. Eccomi qua, Ilenia. Eccoci qua, buongiorno. Allora. Tutto ok? Chicken rolls. Chicken rolls. Benissimo. Sono queste piadine arrotolate con del petto di pollo grigliato, sì, e della verdura con una salsa di yogurt. Ottimo. Allora ho pensato a un prosecco particolare. Noi pensiamo al prosecco come vino spumante. Sì. Però si può anche vinificare senza CO2, quindi la versione cosiddetta tranquilla, quindi senza anidride carbonica. Questa è l'azienda Gregoletto, un'azienda importante della denominazione di Conegliano Valdobbiadene, nel Prosecco Superiore, sempre di OCG, annata 2016, titolo alcolometrico 11,5, quindi non ha un grande, diciamo così, grande quantità di alcol. Cosa mi interessava sostanzialmente? Che nel piatto ho un po' di tendenza dolce, sì, un po' di aromaticità, e lui ha la sua aromaticità, ha un po' di freschezza e di sapidità. Guarda come si presenta bene nel calice, con questo colore giallo paglierino, c'è una minutissima effervescenza. Esatto. Naturale, ma quindi è sua comunque. Se è sua proprio, ma è una cosa minima, assolutamente minima. I profumi, quelli tipici del prosecco, ricorda tanto la mela golden, la pera William. Proviamo a sorseggiarlo. Buono. Buono, vero? Molto fresco. Esattamente, proprio il sapore tipico del prosecco con acidità e sapidità molto buona. E questa nota agrumata che al naso non si sente ma che in bocca dà grande piacevolezza e ripulisce la bocca di quel poco di grassezza che troviamo nel comunque piatto, sì, molto contenuta. Sì. Ma fondamentalmente la tendenza dolce, cioè la ricchezza di amidi, che mi va a incontraltare con l'acidità, perché ha una bella acidità questo vino. Gregoletto fa un prosecco tranquillo veramente interessante. È una tipologia particolare. Prima abbiamo assaggiato altri prosecchi e stavolta abbiamo voluto, diciamo così, valorizzare anche la versione tranquilla, che nella tradizione fa parte, diciamo così, della gamma dei prosecchi. Buono. Allora, cin cin, invitiamo tutti al riassaggio, certo, noi per primi, e ci vediamo naturalmente tra poco. Spesso e volentieri, amiche e amici Golden Chef di Due Chiacchiere in Cucina, nel nostro salotto abbiamo ospitato delle onlus, perché è sempre molto importante farvi sapere che ci sono persone, giovani, meno giovani, che dedicano buona parte della propria vita a fare del bene. Oggi ho il piacere di presentarvi una onlus della quale vorrò veramente sentir parlare tanto, che è Mondo Bimbi Onlus Veneto, giusto? Giustissimo. Do il benvenuto a Davide Bertapelle, vicepresidente. In studio anche la moglie, che è presidente, poi racconteremo questa storia, a noi le storie piacciono tantissimo. Intanto come stai? Molto bene, grazie. Ecco, grazie. Nicole Zengiaro, diciamo il presidente, se no cosa stiamo a fare? Esatto. Allora, nasce una storia d'amore, ok? Tu, Davide e Nicole, un giorno vi conoscete, vi innamorate, poi state insieme, avete questa figlia meravigliosa che ha 9 anni, e dopodiché 4 o 5 anni fa avete detto, vabbè, ci sposiamo e facciamo un viaggio di nozze. Faccio un sunto, chiaramente. E dove siete andati? Siamo andati in Madagascar e ci siamo innamorati nuovamente sia di noi, del nostro rapporto, del luogo, che del luogo e delle persone che lo vivono. Ma avete però visto Madagascar, che non aveva niente a che vedere ovviamente con le zone turistiche, giusto? Sì, sì. Madagascar lo conosciamo per i cartoni animati, Madagascar. Sì, no? E invece qual è il villaggio che vi ha veramente conquistato il cuore? Guarda, noi siamo stati in una piccola isola all'interno del Madagascar che si chiama Nosy Be. Sì. Località prettamente turistica, che però è ancora molto spartana e che
vive un po' su questi villaggi di queste persone che non hanno, non hanno modo neanche di andare a scuola e non hanno modo neanche di vedere cosa succede davanti a loro o vicino a loro. E lì, dopo qualche giorno di vacanza e dopo qualche serata assieme a loro, qualche giornata assieme a loro, rientrando in Italia, io e Nicole ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: proviamo a far qualcosa per dare un aiuto in più anche a questo popolo che veramente... E non solo i bambini, anche se si chiama Mondo Bimbi, ci sono anche persone insomma un po' più grandi, no? Il nostro scopo principale è quello di istruire, certo. Perché noi crediamo nel fondamento dell'istruzione. Quindi scolarizzazione, certo. Lì non c'è questo praticamente. C'è molto poco, le scuole in Madagascar sono molto lontane, difficilmente raggiungibili, spesso i bambini devono fare 15, 20, 30 km a piedi che per sono raggiungere. Tanti, perché ovviamente oggi sono i mezzi non ci per, sono per i raggiungere. Mezzi. Insomma, praticamente siete tornati a casa, avete scoperto che c'era una Mondo Bimbi, un'altra Onlus in Toscana, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice: ma sì, voglio far partire una Onlus. Ci voleva tutta una serie di conoscenze e da lì avete creato la versione veneta di Mondo Bimbi. Esattamente. Con l'aiuto degli amici toscani. Abbiamo cominciato una ricerca rientrati in Italia, abbiamo detto: dobbiamo appoggiarci a qualcuno, perché eravamo totalmente ignoranti in materia. Beh, insomma, è normale, penso. Chiaro, no? E lì abbiamo trovato questa associazione Onlus, che è in Toscana, e ci siamo affidati a loro, abbiamo chiesto a loro cosa fare, informazioni, fa, certo, come burocrazia, poter operare, perché penso la che burocrazia. Lì, insomma, il viaggio praticamente è partito e da lì circa 4 anni e mezzo fa, 5, sì, Mondo Bimbi Veneto Onlus ha preso vita. È nata ufficialmente. Oh. E avete già cominciato a, diciamo, a muovervi, a fare delle cose importanti? Sì, sì, ci siamo mossi, abbiamo cominciato con i nostri progetti chiusi, attuali e futuri. Ecco, io invece, siccome purtroppo il tempo è scaduto e c'è Ilenia che ha bisogno di me, se non vado in cucina subito lei non sa cucinare, vorrei darvi intanto email, chiedete tutte le informazioni, veneto@mondobimbi.org e poi il sito che è www.mondobimbi.org. Parola di Giovane Lupetto, tornerà a trovarci il vicepresidente Davide Bertapelle. Restate con noi, si va a cucinare e alla prossima, prometti che torni? Certamente. Perché voglio sentire che cosa state combinando in Madagascar con Mondo Bimbi Veneto Onlus. Con molto piacere. Grazie Davide. Grazie a te. È davvero il piacere di trovarsi in famiglia, almeno per noi, da questa parte della cucina di Due Chiacchiere in Cucina oggi, sempre con la nostra master chef Ilenia Bazzacco, senza ormai la quale... veterana. Ma sì, terza stagione, ormai alla conclusione, senza di lei, vero Enrico? Avremmo mangiato panini col prosciutto sarebbe per stato, 3 anni. Poi sarebbe stato difficile fare trasmissione così. Enrico Bianchi, l'ospite eccezionale, il nostro direttore di produzione, ovviamente in rappresentanza di tutta una squadra che da 3 anni ha dato una squadra fortissima. Sé, assolutamente, dalla regia Andrea Barbato a Gigi Palù, Andrea Verziere, Leonardo, tutti quanti, Gianluca, insomma veramente tutti Gianmario, quanti. Mario, Alessandro, Silvia, Anna, Gianluca, esatto, tutti. David, tutti veramente tutti. E la cosa bella è che oggi faremo davvero piangere, commuovere il nostro Enrico, perché gli faremo tagliare le cipolle. Per poco, perché la seconda ricetta di oggi è onion rings. Piaciuta la pronuncia? Vieni, che ti spiego. Piaciuta? Sì. Perfetta. Oh, grazie. Allora, per fare queste anelli di cipolla, amici, 2 uova, 100 g di farina, 70 ml di acqua frizzante freddissima, 4 cipolle grandi dolci, sale e olio di semi per friggere. Sarà bellissimo perché tra poco il mio meraviglioso giacchino di questi abbigliamento si intriderà di profumo di fritto, però ragazzi ogni ascolta, tanto ascolta, ogni tanto ci sta. È vero. E poi se fritto bene con olio nuovo come abbiamo noi, okay, nel giro di 4 giorni l'odore perché di fritto, c'è chi usa l'olio vecchio, c'è anche chi usa l'olio e fritto, sì, rifritto, sì, con un tot di chilometri e fa malissimo. Del motore, esatto. Bravissimo, okay. E fa malissimo. Allora, prima cosa da fare prima, sì, che si scaldi l'acqua, perché
perché l'ho messa appunto in frigorifero. Freddo. Che poi anche un bicchiere ce lo facciamo. allora andiamo a sbucciare le cipolle. Con le mani sbucci le cipolle. Okay, ci sembra la prima volta per tutto. E poi le tagliamo. Perché tu hai quel coltellino lì o bravo, questo? Bravo, hai ragione a reclamare. Stavolta ti ma do si ragione. Si tratta così un ospite. Attenzione. Ha fatto di peggio, sapessi. Ma no, manca il coltellino, guarda, quello piccolo che è sparito. Quindi peccato. Non può farlo. Esatto. Non può farlo. No, 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 dai. Adesso guarda, sai cosa faccio? Te la sbuccio e poi te la passo già sbucciata. Ah, pensa. Ma allora sei veramente cattiva dentro. No, posso buona. Dire... Esatto. Tu hai prima citato tutta la nostra sì. meravigliosa la crew di Due Chiacchiere in Cucina, certo. E c'è una cosa che secondo me è carina da raccontare, che proprio riguarda tutti loro, tutti noi, sì. È di quando abbiamo avuto delle brillanti idee. Una di queste? Tipo per esempio fare il barbecue in giardino a dicembre. Beh, e quella volta che l'abbiamo fatto a fine giugno? Appunto, sono stati due estremi, esatto. Perché a dicembre c'era un'umidità pazzesca, sì. Noi avevamo questo sponsor che esatto. Produceva un ottimo prodotto, ma noi dovevamo certo. far vedere che non faceva fumo. Ah. E in realtà, non per colpa dello sponsor, ma per colpa del fatto che era dicembre, il barbecue c'era un po' fatto di bassa pressione. E loro, poverini, sono stati bravissimi perché dovevano riprendere Ilenia che era coperta da una coltre di fumo. Ah, quindi bellissimo, come cioè, loro erano esatto. poverini e io che ero in mezzo al fumo. Ti scaldavi, era dicembre. Esatto, ma chi erano gli ospiti quella volta? L'ospite era... No, era non quel giorno, di Roma Terra vennero, però invece quando abbiamo avuto la stessa brillantissima idea a giugno. Ah, ecco. Credo nella giornata più calda di tutta l'estate. Storia, praticamente. Con dico un vento. Solo che, anche sì, quella volta. Vento, ma un caldo assurdo. Ragazzi. E noi dovevamo iniziare a registrare alle 2, sì. Ma c'era il sole che proprio ci... Mamma mia, beh, a quell'ora lì... E quindi abbiamo iniziato alle 4:30, se sì. non che il sommelier, che era arrivato tutto bello in giacca e cravatta... Era sfigurato. Ha aspettato tipo 2 ore e mezza. Mamma, sotto il sole. Sotto che poi gli sole. Amici dell'Ice Veneto hanno questa bella divisa, no? Esatto, molto sempre, molto impettiti. Scura. Molto, e quindi immaginatevi esatto. la giacca scura sotto i raggi del sole diventa veramente una cosa terrificante. Esatto. Vero, però ci siamo... Allora, col senno di poi ci siamo divertiti. Guarda, però col senno di poi abbiamo detto mai più. Vabbè. Cioè, ci siamo divertiti. Cioè, tu, bene o male, insieme a tre quarti della crew, eri comunque addossato a un muro all'ombra. Cioè, si capisci? È defilato. Con 60 gradi, praticamente eravamo sfigurati. Ascoltate, ragazzi, voglio un'altra cosa da voi. Perché le prime due stagioni, di Due Chiacchiere in Cucina... Sì? Non mi no, perché scusa, prima sì? il pomodoro era troppo grosso, sì. adesso la cipolla è troppo sottile. Ah, e non ti va bene niente, però. E Ilenia, anche tu, insomma. Allora, per le prime due stagioni il sommelier aveva un ruolo assolutamente, diciamo, a parte all'interno della trasmissione. Per la prima stagione, oserei dire. Esatto. E poi abbiamo avuto questa. Abbiamo visto che Ilenia, che dice di essere astemia, e ancora non abbiamo capito se è vero. In realtà apprezza il buon vino. Esatto. A me piace imparare. Esatto. Veramente i nostri sommelier. E poi diciamo che con i nostri sommelier dell'AIS, in particolar modo Vito, Graziano, sì, certo. Giampaolo, sì, certo. non sono capace. E abbiamo visto che c'era un bel feeling con sì. Ilenia, e quindi abbiamo pensato: ma perché non affiancare l'apprendista Ilenia esatto, al a un grande sommelier? E sono venuti fuori dei siparietti ecco. degni di Sandra e Raimondo. Beh, di, che io farei una sitcom su loro due, su lei e Vito in particolare. Sì, sì. A me piacerebbe tantissimo. Anzi, potremmo brevettare il cosa format. Cosa dici? Facciamo sì, la sta sì, cosa. Sì, sì, sì. Ma la cosa carina il sommelier... E l'ignorante proprio ma nel... abbiamo visto che comunque ti sei applicata moltissimo sì, magari sì. non sai distinguere il vino se non dal fatto che del uno colore. È bianco oppure nero o le bollicine, ma hai imparato i termini, vero Enrico? Sì, è bravissima. Invita al riassaggio sì. Invita al riassaggio oppure riassaggiamolo oppure perlage all'inizio lo cacciavo dentro ovunque anche dove non per serviva. Non parlare dei vini che sanno di idrocarburo, è vero? Oppure c'era il Sauvignon che aveva, era famoso, diceva Vito, perché sapeva da pipì di gatto, perché aveva questo sentore di pipì di gatto. Che ammoniaca, ragazzi, adesso non vorrei dire. E noi dobbiamo rimanere seri. Esatto, è difficilissimo in effetti. E parlando appunto di storielline tipo queste, io sono convinta che siano tantissimi gli amici Golden Chef che ci seguono da tanti anni con amore, con passione, che sono curiosi di sapere il dietro le quinte.
Beh, allora, un attimo. C'è da dire che non tutti sanno tutto quello che c'è dietro un programma come questo, perché devo dire che è una produzione che impegna tantissime persone. Certo. E noi lo sappiamo, ma tutti quelli che arrivano qui si stupiscono di questo, sì, perché sono tutti indispensabili, tutti importantissimi, esatto, ma siamo in tanti, siamo dagli operatori, ma chi banalmente ci aiuta a lavare i piatti, a portare le pentole, a pulire la cucina? Sì. C'è un'interazione importantissima, c'è proprio una filiera che, cioè, funzioniamo come veramente una macchina da guerra. Come e devo dire che si è creato un bel clima, perché alla fine poi noi mangiamo. È vero. Stranamente, forse mangiamo, voi non lo direste, pensate, ma mangiamo. Negli anni poi, tra l'altro, tre quarti della produzione ciclicamente ha fatto delle diete. Esatto. È vero. E c'è chi ingrassa 10 esatto, e poi ne perde altri 10, poi li riaccumula, e altri addirittura che disdegnano e escono dalla cucina senza neanche far vedere cosa c'è appunto tavola, per essere lontani dalle tentazioni. Sì, sì, che è importantissimo. Diciamo che è difficile. Si ciba di mele. Poi nessuno assaggia quello che si prepara. No. Tu in effetti assaggi poco. Io pochissimo. Perché tu non mangi fuori pasto. Sì, perché cerco di mangiare. E dovremmo fare due chiacchiere laurea di sera. Esatto. Così. Che forse mi invitereste esatto, a cena, effettivamente. Esatto, facciamo esatto, due chiacchiere io. Facciamo due chiacchiere da sole, va bene. Io sono un po' imbarazzato, non so cosa fare con questo petto di cipolla. Ma friggiamo anche quello. Friggiamo. Allora, posso dire una cosa, ragazzi, però velocemente. Anche io e lui siamo con grande, pazienza, visto che stiamo facendo un'auto incensazione. Io vorrei ringraziare due registi che si alternano, diciamo quello che più di frequente si occupa di noi, delle inquadrature, del coordinamento, che è Andrea Barbato, poi abbiamo David, certo, giusto? Che David, ci corre in soccorso quando... Romanut, grazie, ah, okay, perché davvero certe volte io parlo per me, mi rendo conto che magari mi sposto nei momenti sbagliati, voi non avete idea, io vengo dalla radio, è vero che Radio Company è anche Radio Company TV, così, ma la televisione fatta seriamente, questa è un'altra cosa, bisognerebbe essere un po' più ordinati, io chiedo, ragazzi, Andrea e David, vi chiedo umilmente perdono, vi faccio diventare matti, però vi voglio bene, spero anche voi, e che cosa volevi farmi vedere con quella roba? Volete fare una pausa? No. Perché pausa? No, nessuna pausa. Per simpatia. Allora, io invece volevo far vedere quello che stiamo facendo. Impanatura. Allora, prima cosa, abbiamo tagliato appunto questi anelli di cipolla, sì, bene o male. Sì. E dopodiché ho fatto la pastella. Esempio. Sto parlando. Sì. Dopodiché ho fatto la pastella. Sì. Come? Ok. Con farina, le uova. Che farina? Doppio zero. Arriva un calcio. E allora, farina 00 come da ingredienti, circa 100 grammi, poi 70 ml di acqua frizzante da frigorifero, quindi bella fredda, esatto, che aggiungeremo solamente dopo aver messo anche le uova, perché in base appunto al... Se lanci un po' più piano, non è che sei come in spiaggia che vai a cercare appunto con si i dischi. Si sta vendicando, non le va bene niente. E in base alla dimensione delle uova appunto poi aggiungiamo il liquido. Okay. Io non ho messo sale perché lo aggiungeremo solamente dopo. Solo dopo? Solo dopo, perché altrimenti il sale mi fa uscire tutta la parte di umidità. Ma pensa. E allora, un'altra cosa, io prima di tuffare dentro la pastella, una volta passate nell'acqua per far perdere un po' della forza, adesso anche la pubblicità, e andiamo appunto a infarinarle. Fantastico. Dopodiché, anelli dentro e si va a friggere. Cosa fai? Pluff, e vado dentro. E poi vai a friggere. Sì. Bellissimo, quindi praticamente che cosa dobbiamo fare? Facciamo vedere un po' di... Sì, esatto, facciamone vedere uno e poi... Vediamo se l'olio è pronto. Scusa. Più che aspetta, altro. aspetta, io so come si fa. Non è ancora pronto, alziamo. Sta arrivando, eccolo, pronto, vai. Vado. Vai. E adesso parfum de frites. Vabbè, ma insomma, come dicevi tu, almeno una volta, con l'olio buono. Allora, la cosa sbagliatissima... Ma sì, ma la cosa sbagliatissima che noi possiamo incorrere in questo errore è quello di avere l'olio troppo caldo. Se noi abbiamo l'olio troppo caldo, succede che si crea la crosticina subito esterna e rimane la cipolla cruda. Che, insomma, non è il massimo per no, per diciamo il sapore. Che, insomma... Ah, adesso ho capito perché Enrico Bianchi non ha trovato la fidanzata. Perché puzzo di cipolla. L'alito, la fiatella da cipolla... È bello, poi... Ok, c'è la pubblicità, tornate. Ed è giunto il momento di chiudere anche questa meravigliosa ricetta, che è la seconda di questa puntata specialissima, so che non si può dire, ma insomma, super specialissima. Specialerrima. Ecco, Ilenia, cosa sta facendo? Tu che sei il nostro direttore di produzione, Enrico? Sta impiattando.
Ero capace anch'io, insomma, dai, su. Allora, io vorrei che tu, vicino al microfono, prendessi un pezzettino di cipo di anello e facessi sentire scratch. Ma hai messo il sale? No. Devo far tutto. Vabbè, aspetta. Scusa, se no... Dai. No, ma è veloce adesso a mangiarlo, perché altrimenti perde di croccantezza. Sì, allora scottarti. Prendo. Non scottarti. Fa proprio scrunch. Vuoi uno anche tu? No, grazie. Buonissimi. Non quello. Sono buoni. Brava Ile, hai imparato a farlo da mangiare? Senti. Hai visto? Dopo, dopo tre stagioni, sai. Secondo voi con quale vino verrà abbinato questo piatto fantastico? Adesso vediamo. Sai che però stavolta non andiamo via noi? No. Stiamo qua. Stiamo qua. State qua? Quindi stiamo qua. Vogliamo salutarlo anche noi. Devo dividere questo momento intimo e personale con il mio sommelier. Questa è una puntata che mi piace proprio, una roba completamente diversa dal solito, proprio per questo. Abbiamo esaurito tutte le domande da fare, Enrico? No. Ma è esaurito il tempo più che altro. Sì, è esaurito il tempo. Un minuto e 16, 17, 18. Dopo 19. Buongiorno, 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 buongiorno. Ciao, buongiorno. Hai visto? Che non hanno voluto lasciarci da soli. No. Qua. Perché una volta tanto volevo esserci anch'io in onda con te, scusa. Che piacere vederti Enrico in scena. Che hai piacere. Visto? Anche col grembiule. Grembiulato. È un evento eccezionale. Esatto. Eccezionale. Allora ho portato un vino eccezionale, un prosecco col fondo, cioè il prosecco della tradizione. Cioè il vino viene rifermentato in bottiglia e poi i lieviti rimangono sul fondo, da cui appunto il nome di prosecco col fondo. Si chiama Credamora questo vino, l'azienda è Malibran, è un'azienda importante della zona del prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Okay. Vedete che bella spuma rigogliosa, importante, che sviluppa. Io non l'ho agitato più di tanto per non sollevare, diciamo così, i lieviti. Però si può anche farlo, cioè agitare un attimino e far sì che i lieviti vadano in soluzione e quindi arricchiscono un pochino il bouquet. Arricchiscono, guardate che bella spuma, mettiamo il bicchiere sotto il naso, un profumo proprio da crosta di pane, da lievito. È vero, sembra appena sfornato. Buono. Enrico, buonissimo. Convieni? Sentivo ma guarda i fiori io. Anche però, i fiori, esatto. Bravissimo, fiori di Sambuco, bravo. Si toglie qualche bravo. Soddisfazione anche il nostro Enrico. Ma lo vogliamo sorseggiare facendo anche un brindisi? Dai, invita all'assaggio. All'assaggio. Alle cin cin, allora. Alle oltre cin 300 cin. Puntate, ragazzi. Cin cin, cin e anche a tutta la crew e a tutti i gol del chef. Poi l'abbinamento è perfetto perché questo ha una tendenza dolce spiccatissima e qui abbiamo un vino secco perché alla fine i lieviti hanno metabolizzato tutto lo zucchero. Sentite com'è fresco, vai, bello vai. Anche sapido. Sì, volete assaggiarlo insieme all'anello di cipolla? Cosa lo fa Enrico per noi. Enrico che si sa che ha mangiato pochi, ne ha mangiati pochissime. Questo piatto. Buonissimo. Però ragazzi, tutte le cose belle hanno una fine. Che perché ora quindi, abbiamo 15 scelte esatto, da soli. No, e 15 no, no, no. E ci Felicità. Vediamo dopo. Allora, noi siamo in chiusura di puntata, come avete visto, insomma, abbiamo avuto un ospite che in realtà era a rappresentanza di tutta la crew di Due Chiacchiere in Cucina, il nostro direttore di produzione, nel caso aveste acceso solamente adesso, Sette Gold, Enrico Bianchi. È stato bello averti con noi, perché... Ma io ho una cosa ancora da chiederti, perché... Sì. La risposta la conosciamo Ilenia e io, ma in tre stagioni di Due Chiacchiere in Cucina, qual è stato l'ospite che veramente ti ha toccato il cuore, Enrico? A parte la prima volta che sei venuta tu. Che carino. Che carino, sembrava vero. Esatto. Sembrava vero. E dopo la prima volta che mi ha conosciuta. Che avevo fatto e anche, sì. E anche la prima volta che mi ha conosciuta. Io più, allora, esatto. Ma lì io ero veramente un tuo fan, te lo dissi, quindi... Sì, cosa vuoi che... È che io ho sempre guardato Masterchef, quindi sì sì. E... Continua. Poi ho detto peccato che non arriva Parodi, però vabbè insomma. D'altronde. Ecco, allora, tornando a bomba, qual è stato l'ospite? Vero. Più che un ospite furono i genitori dell'ospite, perché questa stagione proprio abbiamo avuto questo ragazzo che si chiama Riccardo Alighieri. Esatto. Un ragazzo che ha che dei problemi salutiamo di, tantissimo. Ciao Ricky. Di mobilità, vogliamo bene dell'anima. Di ambulazione, sì. Diciamo. E finché lui era in camerino con voi, io ho avuto modo di parlare con i suoi genitori, che erano due persone veramente fantastiche e molto forti, con una storia molto... Ci siete rimasti
molto intensa, esatto. Io mi ricordo che sono arrivato un po' provato. Alla... però ci ha dato una forza questo ragazzo. Sì, mamma mia, mamma mia. Seguitelo sulla pagina Facebook, Riccardo Alighieri. Sì, sì. Allora, so che sto per sforare, però c'è stato anche un ospite che non si è presentato. Eh sì, un giorno l'ospite... Immaginatevi la situazione. Aspetta. Non si è presentato, e dov'è, dove non è, e il problema era che questo ospite... portava lui gli ingredienti con cui preparare i piatti, quindi noi ci siamo trovati senza ospite e senza ingredienti, esatto. E quindi Ilenia ha fatto i salti mortali. Wonder Woman l'hanno creato su di me, esatto, ha aperto il frigo e ha creato due ricette al volo con quello che c'era in frigo. Quello che succede normalmente tutti i giorni a mezzogiorno e a sera in tutte le case, è vero. Ecco, invece io posso ringraziare voi, voglio ringraziare tutto lo staff, perché per me questa stagione è stata l'unica, insomma, fino a questo momento. Mi ha dato l'opportunità di scoprire una squadra di professionisti, di persone che amano questo mestiere, e mi auguro che questo dietro le quinte, che pian pianino grazie a Enrico siamo andati a scoprire, vi abbia fatto capire l'amore con cui ogni puntata viene prodotta. Passate parola, diffondete il verbo, Due Chiacchiere in Cucina su tutti i social, 7gold.telepadova.tv, YouTube, il canale YouTube, andatevi a vedere le ricette, così mano a mano le potete riprodurre a casa. Ringraziamo tutti quanti per continuare a volerci bene, e chissà che ci siano altre stagioni ancora. Non è finita, sembra che veramente ci stiamo salutando in virtù del fatto che avevamo superato le 300 puntate, ci parla bene. Non mi licenziate? Non è finita qua. Tranquilla. Fanno questi segni che a me piacciono tantissimo. Quando taglia, Enrico fa così, taglia, chiudi, perché altrimenti... Scriveteci! Vogliamo una fidanzata per Enrico! Allora, tutti i giorni, mi raccomando, c'è un centralino aperto e importantissimo, richiedete Bianchi, Enrico, sì, Moro, quarantenne, bravino anche nulla a cucinare, tenente, nulla tenente, però un po' simpatico. Guarda che Silvia ha preso le tue parti! Ciao a tutti, buon appetito! Ciao, Due Chiacchiere in Cucina, ciao! Ciao!